Le immagini che vedete sono prese con una All Sky Camera che riprende la visione di tutto il cielo notturno posta nei pressi del Telescopio Nazionale Galileo sull'isola di La Palma alle Canarie. È uno strumento che viene dato, che viene fornito all'osservatore di turno per controllare la qualità del cielo. L'All Sky Camera ha in memoria tutta la posizione delle stelle visibili in quel momento e se sono effettivamente rivelate vengono indicate con dei pallini verdi, se invece non vengono viste dalla camera vengono indicate con dei pallini rossi. In questo modo l'osservatore ha un quadro molto completo della visibilità del cielo e se ci sono nuvole che impediscono l'osservazione. In questo specifico caso l'All Sky Camera ha ripreso l'eclisse totale di luna del 21 gennaio. Vedete che la luce della luna man mano si affievolisce, sparisce per un certo momento, aumentano quindi le stelle visibili perché la luminosità del fondo cielo diminuisce, quindi se ne possono vedere di più e poi pian piano torna di nuovo ad aumentare. In basso a sinistra vedete anche il Telescopio Nazionale Galileo che esegue nel frattempo tutte le osservazioni necessarie per il programma scientifico di quella notte, spostandosi continuamente da una parte all'altra. In basso a destra, invece, alla fine del filmato vedete sorgere, mentre la Luna tramonta dall'altra parte, anche Venere e Giove che sono molto prossimi alla congiunzione.